Si tratta di un altro appuntamento di una nostra rassegna teatrale si intitola Cleto in Scena. È una piccola rassegna teatrale nata nel 2012 con cui i ragazzi dell'Associazione Piazza abbiamo voluto riportare il teatro a Cleto, ed è una rassegna a intermittenza. Intermittenza noi diciamo che in realtà non ci sono date ben definite, però nel corso dell'anno ci sono alcuni appuntamenti in cui coinvolgiamo degli artisti oppure degli spettacoli con compagnie teatrali con cui abbiamo delle collaborazioni sia durante l'anno, ma poi rimaniamo in contatto per anche collaborare nelle edizioni del festival o da organizzare oppure in futuro. Quindi comunque ci piace avviare queste collaborazioni e cooperazioni appunto che comunque caratterizza il nostro operato ormai da un po' di anni. Come è stato detto anche al Cleto Festival e in altre, diciamo, occasioni, voi non avete assolutamente contributi pubblici, ma vi autosostentate, vi autosostenete con, non so, attività di vario genere, oltre che, insomma, con le tessere, con i tasseramenti. Sì, diciamo che questo è un po', abbiamo sfatato il mito che per poter realizzare un qualcosa bisogna sempre attingere a finanziamenti pubblici. Questo non è fattibile, però se si riescono ad avviare, anche a ricreare i rapporti umani, sia tra la comunità ma anche con altre realtà che operano sul territorio, si riescono a realizzare delle piccole attività. Infatti, come dicevo prima, la nostra è una piccola rassegna teatrale perché la realizziamo all'interno della nostra sede, che è una sede autogestita, autofinanziata, piccolina. Però si crea una situazione molto familiare dove con 30-40 persone assistono allo spettacolo e poi post spettacolo si crea questo contatto appunto diretto con gli artisti e la gente che partecipa. Sì, diciamo che queste sono tutte delle attività che nascono dalle interazioni umane e dai contatti che collaborazioni che si creano in questo percorso e questi eventi che noi creiamo, perché poi conoscendo degli artisti oppure delle persone che operano nel campo culturale si avviano dei progetti. Tu hai nominato Fotocunti, Cinecunti, che sono state delle bellissime esperienze. Fotocunti stiamo lavorando per l'edizione di quest'anno che sarà da migliorare sicuramente l'edizione, però è stato veramente un successo e con i ragazzi che hanno collaborato lo scorso anno siamo ancora in contatto. Anzi, chi era, diciamo, partecipava come fotografo, quest'anno probabilmente potrebbe contribuire dalla parte organizzativa. Quindi mettiamo proprio al punto, alla base di tutto, questa creazione di rapporto tra persone, così da realizzare dei vari progetti. È normale che progetti nascono, in passato ne abbiamo realizzati tanti, alcuni non sono stati, diciamo, non hanno avuto successo, però per noi sono state principalmente delle esperienze, perché in fin dei conti capisci cosa hai sbagliato, come ti migliori e lo puoi sviluppare in maniera diversa. Quindi a noi piace cooperare, cercare di collaborare e creare nuove realtà, anche modi nuovi per promuovere il territorio tramite sempre comunque la cultura. C'era un banner al Cleto Festival che diceva aprite i porti. Lo spettacolo che andrà, diciamo, in scena questa sera parla comunque dell'accoglienza, parla del tema dell'incontro che c'è comunque tra varie culture e comunque parla di questa coppia storica, che è quella formata da Maria Giuseppe, che scappano per riparare in un posto dove non sono, diciamo, tutelati, ecco. Sì, diciamo quello è uno slogan, uno striscione che mi sta molto a cuore, perché appunto salvare vite umane non deve essere mai un reato. Noi lo crediamo forte e chiaro, non abbiamo bisogno, è impensabile, per noi è proprio illogico immaginare che si faccia politica su delle cose che dovrebbero essere proprio sul senso di essere umani, questa cosa qui noi non l'accettiamo completamente. E diciamo che lo spettacolo di stasera si azzecca anche a livello, diciamo, nel momento storico che stiamo passando, quindi anche il fatto di questi ultimi giorni. Quindi sì, è anche un modo per cercare un po' di alimentare le coscienze al riguardo.